piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. Santa Legge Osservatore, ben ottieni ai nostri cuori ogni ardor di santità. Thank you.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. Nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto.
Maria va a mettersi al servizio di Elisabetta. Si mette al servizio di Elisabetta. Ecco la carità, l'amore. E Giovanni riconosce nel grembo di Maria il Verbo. E allora riconosce veramente la bellezza del servizio. E allora davanti al nostro santuario della Vergine Addolorata, la madre della carità, la madre del dolore, chiediamo a lei, assieme al precursore del Signore Giovanni, affinché possa intercedere per la nostra vita, per le nostre famiglie, per le nostre case, per la nostra comunità parrocchiale, per tutto il nostro comune, che il Signore possa benedire e santificare ogni persona. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Thank you.
ecco l'agnello di Dio. E Giovanni che indica l'agnello, colui che è stato immolato, il precursore, la voce di Cristo, Giovanni, voce di uno che grida nel deserto: preparate la via al Signore. Sono le parole di Giovanni, il precursore di Cristo, colui che ha incarnato nella vita il verbo della vita, colui che non ha avuto paura di andare controcorrente, ha gridato nel deserto, ha indicato a tutti Gesù, ha indicato a tutti la via della salvezza, Gesù Cristo, ecco l'agnello di Dio. Sono le parole che il sacerdote pronunzia quando presenta il corpo di Cristo all'assemblea. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. E Gesù, nell'Eucaristia presente, che ci dà la salvezza. E Giovanni che ci indica Gesù presente, vivo e vero, nell'Eucaristia. E Gesù che si manifesta a noi. Grazie al Signore perché ancora una volta ha voluto stendere la sua misericordia facendosi pane spezzato per noi. Grazie alla santità di colui che ha risposto di sì al Signore, Giovanni, colui che ancora oggi indica la strada per la nostra salvezza. Ecco il nostro andare dietro ai santi e seguire i santi e camminare sulle orme dei santi, perché i santi tracciano la strada verso Gesù e a un certo punto scompare. È lui che deve crescere e io diminuire. Queste sono le parole di Giovanni, queste sono le parole che sta dicendo a ciascuno di noi questa sera. E Gesù presente, vivo e vero nell'Eucaristia, che noi dobbiamo prostrarci, adorare, ringraziare, e lui presente. Giovanni sta indicando: prostratevi davanti all'agnello di Dio, colui che ti ha salvato, colui che continua a salvarti, colui che ti ha salvato con il suo sangue, colui che ti sta lavando con la sua passione, con la sua morte, ma ti ha dato la gioia della risurrezione. Ecco l'agnello di Dio, seguite la strada che io sto tracciando per voi, Giovanni. Lui cresce, io diminuisco. E allora chiediamo al Signore, per intercessione del nostro santo patrono, affinché la presenza di Gesù e Eucaristia cresca dentro il nostro cuore, affinché la nostra vita possa essere spesa in nome dell'amore, possiamo anche noi diventare Eucaristia per gli altri. E allora vi do la benedizione. Nel nome del Signore vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La benedizione di Dio scenda su di voi, sui vostri cari, sulle cose vostre più care, sulla nostra comunità parrocchiale, sul nostro comune, perché tracciati dalla via della presenza di Cristo possiamo incamminarci verso la santità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.